Italian Poker Open 13, siamo sempre al Genoa con Claudio Rinaldi. Senti Claudio, io ti ho visto in questo momento ai tavoli un double up, insomma ti sei ripreso praticamente, no? Sì, ho avuto un inizio un po' difficoltoso, nel senso che è un torneo con un field un po' particolare, necessita di più magari di altri tornei di avere i documenti in regola quando ci si presenta allo showdown, quindi ho avuto un inizio che non ho aiutato molto, le carte non mi hanno aiutato, sono sceso intorno ai 25.000, poi fortunatamente d'altra parte poi invece sono riuscito a trovare un tris al flop con un giocatore che con top pair ha deciso di giocarsele tutte, siamo tornati intorno ai 50.000. Senti, ne abbiamo parlato anche con altri giocatori, i segreti del successo di questo torneo secondo te quali sono? Comunque anche in questo caso c'è aria di record, c'è aria di grandi numeri. Beh, anche questa edizione sembra che dovrebbe sfondare facilmente il muro dei 1000 giocatori, e i segreti di questo successo possono essere tanti. Innanzitutto la location, perché siamo in un punto dove c'è la Lombardia, comunque una regione dell'Italia dove comunque c'è ricchezza. Gli organizzatori sono molto bravi a proporre il torneo, nel senso che lo fanno partire alle 7 di sera, quindi anche gente che lavora può raggiungere facilmente il casinò per poi rigiocare sabato, che spesso le persone sono comunque a casa, non devono lavorare. E poi penso tutta una serie di rete di satelliti qui in loco a Campione, magari anche qualche circolo del nord Italia. E qual è il segreto per andare avanti in un torneo del genere? Il field, diciamo che ci sono sia appassionati sia giocatori esperti, insomma a mio avviso è anche cresciuto un pochettino nel corso del tempo. Qual è il segreto a questo punto per andare avanti in un torneo del genere secondo te? Sicuramente anche l'IPO, un po' come tutti i tornei del mondo, ha visto il livello del suo field alzarsi negli anni, e comunque siamo già alla 13ª edizione, quindi ci sta che non sono più quei giocatori che c'erano la seconda, terza edizione. Il segreto per andare avanti non lo so, dipende, magari si può cominciare un approccio un po' più chiuso per poi quando i bui salgono essere un po' più aggressivi, perché i giocatori tendono a chiudersi vedendo magari l'obiettivo di un in the money piuttosto che un dei due, che per un giocatore amatore sono tutti obiettivi ritenuti importanti. Senti, io ti lascio andare, ti faccio un in bocca al lupo, dai un saluto ai nostri lettori di titanbet.it. Un saluto agli amici di titan.it e ci vediamo all'IPO 14. Ok, e noi ci vediamo alla prossima, probabilmente all'IPO 14.